Moltissime persone durante l'infanzia hanno avuto carenza di attenzione da parte dei genitori, che a causa dell'inconsapevolezza e dell'ignoranza del bene non sono riusciti a donare ai propri figli amore, abbracci e sicurezza. Questi genitori, a loro volta, hanno subito un'infanzia ancora peggiore e nel loro piccolo hanno cercato di essere migliori dei loro genitori. Ora però abbiamo generazioni di esseri umani colmi di disturbi psicologici. Questa non è una vergogna. La maggior parte degli esseri umani da piccola è stata vittima di errori pedagogici molto gravi. Chi ha sofferto a causa di queste gravi mancanze ha diritto di essere compreso e sostenuto, ha persino il diritto di soffrire, ma non ha e non avrà mai il diritto di fare del male al prossimo a causa dei propri disturbi psicologici non curati. Non possiamo permettere a chi non vuole curarsi di ledere la nostra persona, altrimenti la sofferenza può portarci a retrocedere psicologicamente e spiritualmente. Oggi purtroppo osserviamo che buona parte delle persone non è neanche lontanamente consapevole dei propri disturbi psicologici. Per sopperire alla mancanza di amore e di attenzione non si attua un lavoro su se stessi, ma si cerca di ostentare la propria persona sui social, in particolare Instagram e TikTok. Quest'ultimo in particolare è davvero andato fuori controllo. La deriva sociale che l'umanità ha intrapreso lascia davvero attoniti e stupefatti, anche un po' tristi. Si cerca continuamente gratificazione, cercando complimenti per la propria bellezza estetica, come se essere belli esteriormente fosse un merito per cui essere riconosciuti. Si cerca anche gratificazione per la propria intelligenza e la propria cultura, cosa che non è meno materialista del cercarla per la bellezza. E ancora, si cerca gratificazione per la propria bellezza interiore, cosa che io ritengo più pericolosa tra tutte le ricerche di gratificazione, perché è più subdola e più difficile da riconoscere. Dall'alto il divino può leggere i cuori di ognuno e dobbiamo ammettere che noi esseri umani non stiamo facendo un buon lavoro. Esiste però una parte di umanità che riconosce i propri errori e cerca sinceramente di migliorare. Queste sono persone realmente degne del Cristo, del Buddha e di tutti quei maestri che si sono sacrificati per il bene dell'umanità. È per ringraziare queste anime sante di tutto ciò che ci hanno lasciato che abbiamo il dovere di dedicarci al bene della nostra anima e aumentare i nostri sforzi per la purificazione interiore. La pace segue un'anima pura come un'ombra al suo corpo e anche nelle avversità più ardue il divino assiste sempre chi sinceramente aspira al bene universale.